siamo stati alla conferenza stampa di presentazione della 22esima edizione di Danza Urbana, il Festival Internazionale di Danza nei Paesaggi Urbani. Il tema di questa edizione è il Mediterraneo e gli appuntamenti avranno luogo tra Bologna e Monterenzio dal 4 al 9 settembre 2018. Mai la scelta di questo tema? Quest'anno è l'anno europeo del patrimonio culturale e per questo ci sembrava naturale guardare come area geografica il Mediterraneo, un mare che ha visto nascere tante civiltà e che ha come elemento fondativo di queste civiltà la capacità di relazionarsi e di incontrarsi tra popolazioni, tra comunità diverse. E questo è un valore essenziale della nostra cultura, che naturalmente ha nel DNA tutta la storia e la cultura che da questo mare ha avuto origine. E quindi l'anno del patrimonio culturale ci sembrava necessario dedicarlo al Mediterraneo. Chiaramente guardare al Mediterraneo oggi significa anche porsi delle domande che hanno a che fare con i temi del rapporto tra corpo, spazio pubblico e democrazia. E la scelta naturalmente anche di lavorare al di fuori dalla Comune di Bologna, quindi di invadere in qualche modo con la danza anche un luogo come un'area archeologico-naturalistica qual è quella di Monte Bibele, riafferma la necessità di avere sempre un rapporto molto stretto, molto forte con quello che è il patrimonio materiale e allo stesso tempo portare avanti quella che è la dimensione profonda che la danza, la coreografia, i corpi possono generare nel rapporto e nella relazione con questo patrimonio. Quali sono le peculiarità e le eventuali difficoltà di ambientare una performance di danza in un contesto urbano? Per me la particolarità è di pensare ad un lavoro all'interno di uno spazio urbano, significa un po' includere un terzo paesaggio, diciamo un altro elemento rispetto alla performance, e dipende molto se lo spettacolo nasce non in uno spazio urbano o se invece viene proprio pensato per lo spazio urbano. Queste sono un po' le due, secondo me, grandi differenze dei lavori in site specific. Quindi se un lavoro nasce per uno spazio chiuso, convenzionale, poi viene trasportato, avrà delle caratteristiche che inevitabilmente si porteranno dietro il background a cui nasce, e invece se è pensato all'interno di uno spazio urbano, per uno spazio urbano, e se c'è la possibilità di trascorrere del tempo all'interno di questo spazio, sarà contaminato in modo diverso, ma è sempre un piacere in entrambi i casi poter portare in uno spazio non convenzionale un lavoro performativo. Tra le novità di quest'anno è prevista l'ambientazione di alcuni appuntamenti del festival al sito archeologico di Monte Bibele. Come mai questa scelta? Beh, la scelta è una scelta secondo me ovvia rispetto al contesto culturale. Si parla di danza non in un ambiente circoscritto, ma in uno spazio aperto, in uno spazio che può essere urbano. La parola d'ordine quest'anno sono i beni culturali, quindi è una danza all'interno dei beni culturali, è una danza che si ispira da spazi culturalmente ispirati. È quindi un concetto questo che sposa benissimo Monte Bibele con la realtà anche urbana, perché Monte Bibele è una ricerca archeologica che svela l'insediamento prima della nascita della grande cultura urbana di Bononia, come fondazione romana, è l'antico mondo dei grandi guerrieri, prima che con l'arrivo di Roma si costituisse il mondo moderno, che è fatto di grandi strade come la Via Emilia,
che è fatto di tutte le città che conosciamo. Quindi è un luogo di una danza che può trovare memoria di tutto questo in quel luogo e ispirazione in quel luogo. Ci sembra importante che anche i cittadini di Bologna, i cittadini che vedano queste manifestazioni, non vengano focalizzati soltanto sul comune di Bologna, sulla città di Bologna, ma esplorino gli Appennini, esplorino questa realtà appenninica. Quindi è una cosa che per noi è molto importante. Ugualmente importante è il tema, ci interessava molto il tema del Mediterraneo, il tema della contaminazione delle culture, perché Montevibele è esattamente questo, un posto dove hanno convissuto, dove si sono stratificati popoli diversi, persone diverse, e è la nostra testimonianza anche per dire che un tema così scottante, di attualità come adesso, come appunto il tema del Mediterraneo, storicamente era già stato affrontato e risolto in una maniera molto più pacifica di quella che avviene adesso, insomma.